messo a segno 11 rapine in 2 mesi, anche 2 o 3 volte in un giorno. Casco in testa, occhiali da sole, armato di coltello da cucina, il rapinatore solitario assaltava i supermercati del centro e della zona nord di Torino. Sempre lo stesso rituale: entrava, minacciava i presenti e la cassiera e poi scappava con il bottino. In un'occasione ha rubato lo scooter e il casco del postino per mettere a segno una rapina. Ma il 30 giugno scorso un imprevisto ha rovinato i suoi piani. Un nigeriano stava chiedendo l'elemosina davanti al supermercato e quando si è accorto che era in corso una rapina è intervenuto e ha bloccato il bandito, costringendolo alla fuga. Protagonista dell'episodio, avvenuto in centro a Torino, un 27enne nigeriano richiedente asilo che si trovava davanti al punto vendita di via Mercadante per chiedere la carità. A un certo punto ha visto che un rapinatore stava minacciando la cassiera con un coltello per estorcere il denaro contenuto nella cassa. Il nigeriano è entrato nel supermercato e ha bloccato il malvivente da dietro. L'aggressore, dopo aver cercato di accoltellare lo straniero, è riuscito a divincolarsi e far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo dei carabinieri. Durante la colluttazione, tra l'altro, la cassiera è stata colpita dal rapinatore con un pugno accostato. Il nigeriano vive a Torino da qualche mese. Una volta sbarcato in Calabria ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari dalla questura di Cosenza. La titolare lo ha premiato e lo ha assunto, dall'elemosina davanti al supermercato all'assunzione come magazziniere. Il rapinatore è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Torino oltre d'ora. Si tratta di un italiano di 29 anni, residente a Torino, con precedenti di polizia.